neanche una bomba un minuto, d'acqua, una bomba d'acqua che ha fatto una vittima che era una cittadina di Minuti, noi Francesca fatto un Manzi. Giornale locale, Positano News. Nella casa. No, no, Francesca Manzi stava lavorando ad Atrani, in piazzetta. Atrani è stata colpita in pieno, il Dragone, questo fiume che scende da Scala, ha invaso tutta Atrani. E per la mancanza di parcheggi interrati, perché questa è un'altra situazione da sfatare, un'altra battaglia di civiltà che dobbiamo fare. I parcheggi in roccia si possono fare praticamente, ed evitano che lungo le strade della costiera vedete parcheggiate le macchine, che sono due, hanno due negatività, quelle di essere inquinamento da lamiera, perché stanno là vicino a beni archeologici, vicino a giardini, vicino al mare. Due, possono intasare le strade come è avvenuto ad Atrani e quindi creare una vittima e creare una importante... Abitanti Milano sono 2500, quindi siamo un paese... Diciamo, parte turismo... Il paese vive all'85% di turismo. Siamo aperti tutto l'anno, abbiamo una peculiarità quindi di essere aperto tutto l'anno, già destagionalizziamo da 10 anni e quindi ancor più... Per questo motivo vogliamo l'approvazione e l'attuazione di questo progetto di monitoraggio e preallertamento, perché nei periodi invernali noi oltre ai cittadini abbiamo circuiti europei ed extraeuropei che alloggiano nei nostri alberghi e nel nostro extraalberghiero di qualità, perché la montiera amalfitana che voi avete visto quando siete scesi da Chiunzi, avete visto Tramonti, ma noi ci abbiamo anche Ravello. Abbiamo anche frazioni di Ravello che si collegano con la montiera di Minuri e che quindi rappresentano il nostro fiore all'occhiello, che la costiera amalfitana senza la montiera, senza i terrazzamenti di Limone, sarebbe una località marittima come un'altra. Quanti turisti avete qui a Minuri e saranno anche loro coinvolti in questo piano? Sicuramente, il piano di prevenzione e preallertamento deve avere delle directory elettroniche o cartacee che devono essere prima di tutto consegnate agli albergatori, ai direttori d'albergo.